Oggi vediamo come preparare un balsamo labbra con una leggera protezione solare, nutriente e idratante. Quindi mettiti tranquilla e rimani con me fino alla fine del video. Ciao a tutte e benvenute sul canale di Consapevolistico. Io sono Deborah e come sempre dietro la telecamera c'è Alberto. Prima di passare al video vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di seguirci anche sui nostri social Instagram e Facebook. E di visitare il nostro sito www.consapevolistico.com per tantissimi consigli e ricette di benessere e bellezza naturale. In questo video vediamo insieme come possiamo preparare un balsamo per le labbra che abbia un leggero fattore di protezione solare e che mantenga le nostre labbra ben morbide e idratate. Come sempre vi ricordo che nella descrizione del video trovate l'articolo completo di questa ricetta con le quantità, la lista dei vari ingredienti necessari e anche i link utili per l'acquisto delle materie prime, insieme come sempre ai codici sconto che potete utilizzare per risparmiare. Ora passiamo subito al tutorial e ci vediamo durante l'elaborazione che vi racconto qualche dettaglio in più. All'interno di un contenitore resistente al calore ci andiamo a pesare la cera d'api, l'olio di cocco e l'ossido di zinco. E andiamo a portare tutto a bagnomaria a fuoco molto molto basso. La cera d'api dona la giusta consistenza al nostro balsamo labbra, oltre ad apportare proprietà protettive, filmogene ed emollienti. Se preferite preparare una versione vegana, potete sostituirla ad esempio con la cera di soia, tenendo presente che la consistenza finale potrà essere leggermente diversa rispetto alla nostra ricetta originale. L'olio di cocco invece è ideale per prevenire la disidratazione, perché riveste le labbra con uno strato protettivo e inoltre, essendo particolarmente ricco di acido laurico, che è un acido grasso dalle proprietà antisettiche, viene anche in aiuto in caso di taglietti o squamazioni. E per quanto riguarda invece l'ossido di zinco, in questo caso è indispensabile perché si tratta di un filtro fisico che forma una sorta di schermo che va proprio a proteggere le labbra riflettendo direttamente i raggi solari. Quando vediamo che la cera d'api si è completamente sciolta, andiamo a spegnere il fuoco e andiamo ad aggiungere il burro di karité insieme all'olio lito di annatto. Mescoliamo bene per amalgamare. Il burro di karité è un ottimo rigenerante, nutriente e ammorbidente. Protegge le labbra dal sole e dal vento e il suo effetto antiossidante risulta particolarmente interessante per creare appunto un balsamo labbra che protegga dai raggi UV, lavorando in sinergia con il resto degli ingredienti della formula. Invece l'olio lito di annatto è un macerato che è altamente antiossidante e protettivo proprio grazie ai carotenoidi presenti nei semi di annatto. Nell'articolo che trovate in descrizione è spiegata la preparazione dell'olio lito che
e in questo caso andremo a fare con una base di olio di sesamo per potenziare ulteriormente l'azione protettiva dei raggi UV. L'olio lito che avanza lo potremo poi riutilizzare per preparare delle creme corpo oppure dei blend oleosi protettivi e illuminanti. In ogni caso andate tranquille perché potete anche utilizzare semplice olio di sesamo in sostituzione dell'olio lito di annatto. Ora togliamo dal fuoco e andiamo ad aggiungere la vitamina E. Mescoliamo. E andiamo a travasare immediatamente nel nostro barattolino finale. Ora lasciamo che si raffreddi completamente prima di andare a chiudere con il tappino e aspettiamo poi altre 24 ore prima di utilizzarlo in modo che prenda la sua consistenza finale. Ed eccoci qui con il nostro balsamo labbra pronto. Vi raccomando di conservarlo il più possibile al riparo dalla luce diretta, dal calore, per preservare appunto le proprietà degli ingredienti in modo da farlo durare per diversi mesi. Un piccolo appunto, questa ricetta è stata volutamente pensata per essere travasata all'interno di un barattolino appunto come questo e non in uno stick perché è un prodotto che si mantiene diciamo abbastanza morbido anche nei mesi un po' più freddini, quindi tenete presente questa cosa. Per utilizzarlo semplicemente andiamo a prelevare un po' di prodotto con il dito e lo massaggiamo sulle labbra più volte al giorno. Se lo volete rendere ancora più diciamo piacevole potete anche aggiungere qualche goccina di fragranza per balsamo labbra in modo da dare un tocco di sapore in più. Bene ragazze, per oggi è tutto, vi ringrazio per essere rimaste con me fino alla fine del video, se vi è piaciuto e vi è stato utile lasciateci un bel like e scriveteci un commentino per farcelo sapere e noi ci vediamo alla prossima con un nuovo video, intanto vi mando un bacione, ciao!